sabato, giorno come al solito non me lo ricordo, Marte Tiziana in partenza da Madonna dell'Acero per le cascate della Dardagna. Via! Ce l'abbiamo fatta ad arrivare, un po' complessa la cosa. Allora, ci stiamo dirigendo verso le cascate della Dardagna, un po' lunga da arrivare su, sinceramente, ma insomma, caffettino, pastina, come il nostro solito, facciamo le cose molto con piacere di stare tranquilli. Abbiamo imboccato sto sentiero, molto bello largo, ben segnalato, per cui chi vuol venire sembra che sia tutto molto facile, un bosco bellissimo. Adesso sento già il rumore dell'acqua che cade, per cui mi sa che siamo già vicini a un salto delle cascate. Il gruppo dov'è? Ah, eccoli là. Bene, alla cascata. Questo è bello, Questo è bello. Bella, bella. Beh, almeno se non venite, no? Qualcosa vi faccio vivere. Così sapete un po' cosa venite a vedere. La salita da lì in su, insomma, un po' tira, un pochino di gamba si muove. No, ma ditelo che non è mai finita. Ma che spettacolo! Bello! Guardate che vado sotto. Stupendo. Comincia a farsi sentire, Questo percorso che merita, merita, merita.
non pensavo, sono molto meno. Gran portata d'arco, percorso mezzo al bosco, vale la pena farsi le orette per prima. La salita ha il suo perché. Ma noi del Bottego Trekking non abbiamo paura di nulla. Via! Sembra una sassaia o un letto di un fiume. Molto bene, avanti così. Ci aspettano le tagliatelle con i funghi. Allora, abbiamo fatto un pediluvio rinvigorente, piedi congelati, sia io che il Marte. E io anche. E anche la Compi. Guarda che smaltino. E adesso caffettino bordo fiume, bordo cascata. Oh, per tutto il resto c'è Mastercard. Siamo di un'altra categoria. Questo solo col Bottego Trekking. Bottego Trekking, la tua agenzia viaggi per le tue avventure. Ogni occasione buona per far ballotta. Bottego Trekking, venite, è gratis. Allora, degna chiusura del giro di oggi alle cascate della Dardania, con crescentine e funghi porcini che arriveranno dopo. Salutiamo tutti, al prossimo giro.